a te a tutti, ciurma, e benvenuti a Giochirino in questo nuovissimo episodio su The Vanishing of Ethan Carter. Vediamo, ragazzi, se riusciamo a raggiungere almeno i 20 like per questo nuovo video. Ed eccoci qua di ritorno, ragazzi. La volta scorsa eravamo arrivati qui. Ci siamo avventurati nelle meravigliose miniere, un posto da sogno dove trovi morti che vanno in giro con la lanterna. Qualcuno di voi mi ha fatto notare che nel posto, appunto, ragazzi, tipo labirintico, dove mi ero persa ed ero nel panico più totale, probabilmente ci sarebbe stato qualcosa da fare. Però non credo che tornerò indietro. Scusatemi, ragazzi, ma abbiamo attraversato quest'acqua qua che ribolle, non si sa per quale reazione chimica, per cui direi che, visto che ormai siamo qui, andremo avanti, ragazzi. E io continuo a non avere la minima idea di cosa aspettarmi, sinceramente, anche perché questa musica non mi aiuta per niente, ragazzi. Oh! L'aria aperta! Che meraviglia! Non vedo l'ora di uscire da quest'incubo, effettivamente. Oh! Eccoci, ragazzi. Oh, mi posso abbassare? Ci passo? Spero di sì. Oh, meno male, ragazzi, ce l'abbiamo fatta ad uscire da quelle miniere da incubo. Woohoo! Cari miei pastri con la lanterna, attaccatevi a sta grandissima cippa. Allora, dove siamo, ragazzi? Allora, lì c'è un edificio. Qui c'è... mizzica! Oh, questa è una diga. È una super diga, oserei dire. Mamma mia, che posto. Guardate un po' che roba, raga. Qua c'è il fiume che scorre placidamente, proprio con tutta la calma del mondo. Qua c'è un piccolo sentiero che conduce qua. Direi di dargli un attimo uno sguardo. Questa faccia scolpita nella pietra è assolutamente meravigliosa. Anche questa, guarda, chissà cosa vogliono dire sti simboli. 1901. Bene, direi che è abbastanza vecchiotto questo posto, eh? Sì, allora direi di dare uno sguardo prima di qua, ragazzi, perché visto che di solito mi rimproverate sempre che mi lascio cose indietro, vorrei un attimo assicurarmi. Posso aprirla? Ok. Ma si apre o no? Non si apre, raga. Ho sentito lo stesso rumore che ho sentito, ragazzi, quando c'era il mostro nelle miniere. Quella specie di cigolio. Forse cigolio che veniva dalla sua maledetta lanterna. E sinceramente la cosa mi inquieta non poco. Per cui la porta... Ecco, l'ho sentito di nuovo. Oh! Abbiamo appurato che quella porta non si apre, ragazzi. Per cui... nelle miniere non ci torno manco se me pagate, effettivamente. Allora, qua che possiamo fare? Mi posso buttare nel fiume direttamente? Non lo so, comunque questo posto è assolutamente incredibile. Direi di dirigerci verso quell'altro edificio che ci attende qui, maestoso e austero. Allora, cosa dovrò mai fare? Allora, qua una porta non si presenta il problema perché non c'è nemmeno la porta, per cui si può entrare tranquillamente all'interno dell'edificio, cosa che adesso farò. Guardate, ragazzi, inizialmente, cioè nei primi episodi, giocavo questo gioco abbastanza tranquillamente, oserei dire, cosa che non accadrà più dalla volta scorsa in avanti, perché dopo aver visto che ci sono mostri anche, non sto più tranquilla come prima, effettivamente. Intanto continuo a dare uno sguardo qua attorno prima di entrare qua dentro, perché magari poi mi sfugge qualcosa. Ok, perché c'è sta musica che fa così, ragazzi? A me, cioè, mi sta... Ah, fa salì troppo l'ansia, va bene? Allora, perché io ero partita tranquillissima, ripeto, ero convintissima che questo non fosse un gioco horror e che non facesse cagare addosso, perlomeno non come fanno solitamente i giochi horror, ma che fosse soltanto un pochettino più psicologico, direi, no? Cioè, una cosa che più che altro ti condiziona. E là? Yuhu, toc toc, è permesso? Mobiletto a parete, che c'era? Scolorimento a forma di ascia, mostro di nascia, armadietto per ascia antincendio? Dove sarà mai l'ascia? Boh, tu lo sai dove lascia, io no. Ok.
in un'altra stanza? È in un'altra stanza, vedo del sangue lì. Cos'è? È un cadavere? E chi è che è stato ammazzato qua, mo? Non lo so, ragazzi, fatto sta che mi sa che non ci resta che salire le scale e andare da questa parte. Non è che ci resta molta altra scelta. Eccola qua, adesso speziona. Aspetta, è il padre di Ita, mi sa. Distrutta dall'interno o dall'esterno? Forse eccessiva disperazione o rabbia? La porta è stata rotta. Bisogna vedere appunto se è stata rotta dall'esterno o dall'interno. Nel senso che magari qualcuno lo stava cercando e l'ha rotta dall'esterno, magari lui, non lo so, per qualche motivo di disperazione l'ha distrutta dall'interno. Questa musica, continuerò a dirlo, è assolutamente allucinante, ragazzi. Allora, ispezioniamo pure questo. Portapenne rovesciato. Accessori sparpagliati. Qualcosa ha preso in fretta? Penna, matita, forbici tagliacarte e righello. Boh! E chi lo sa? Tu lo sai? Io non lo so. Dov'è? Te l'ho quasi beccato. Dov'è? Ok, un paio di forbici, ragazzi. Oh, merda, miseria. Cos'è? Un battello? È un ascensore? L'ascensore dove, però? Deve essere là fuori, ragazzi. Fatto sta che dovremmo andare a cercarlo probabilmente per risolvere poi tutto sto casino, eh? E il padre di Ethan. Vittima spinta in un angolo. Gola perforata. Nessun'altra ferita, nessuna impronta nel sangue, nessun segno di lotta. Ovviamente, ragazzi, per risolvere questo problema, dovremo rimettere tutto a posto. Quindi, prima di tutto, ispezioniamo l'ascia, non sembrerebbe esserci sangue, quindi questo non c'entra niente con l'omicidio, ma è stata utilizzata per la porta, questo l'abbiamo capito. Qua dobbiamo trovare le forbici che ci ricordiamo sono all'interno di una specie di ascensore, direi, per cui dobbiamo risolvere anche questo dilemma di quest'altro omicidio, ragazzi. Ecco fatto, ok, questo è a posto e indicava di là, se non ricordo male, da questa parte. Allora, se la stanza era qua, probabilmente indicava di qua, da qualche parte, credo, ragazzi. E io adesso mi avventuro in mezzo a sta boscaglia e vediamo se riusciamo a trovare la cosa che ci interessa. E questo è il posto. Wow, già l'ho trovato, ragazzi. Pazzesco, pazzesco, ispeziona. Ecco qua, ragazzi, sono state utilizzate purtroppo per perforargli la gola. Per cui questo ascensore può portarci su a mappede. Però direi che è il caso prima di andare a risolvere quest'altro mistero, ragazzi, e vedere cosa diavolo è successo. Non so se l'avrà ucciso Travis a questo punto. Perché Travis, ci ricordiamo, era arrivato nelle miniere in cerca della madre, ragazzi. E il padre aveva cercato di distrarlo mentre ha detto a Ethan di scappare. Per cui adesso rimetteremo le forbici al loro posto e probabilmente già saremo a posto per risolvere quest'altro mistero. Ok, sì. Perfetto, allora ci sono quattro eventi a quanto pare, quattro lucette. Che adesso ci mostreranno, ragazzi, quello che è davvero successo. Ok, però dove portano queste lucette? Allora, una qua. È Travis, ragazzi? Mi sa di sì, è lui, oddio santo. Forse le aveva prese per difendersi le forbici e è andata a finire proprio male. Ok. Qua c'è Travis con l'ascia ancora, eh? Per cui quelli saranno, dovrebbero essere gli ultimi eventi, credo. Allora, vediamo, ragazzi, gli eventi ci portano fin qua fuori, attenzione. Qua aveva già l'ascia. Com'è possibile? Aveva l'ascia già qua, ragazzi. Comunque, non mi lascia mettere i numeri, quindi mi sto perdendo un evento ancora, attenzione. Ah, eccolo qua. Eccolo qua, ragazzi. Oh, Gesù. Travis lo stava aspettando qua fuori. Se lascia la presa dentro la casa, io non so, ragazzi. Proverei a fare così, ma ho i miei forti dubbi. Uno, due, tre. Meno che non ce l'aveva già o non l'ha presa prima, non lo so. Quattro e cinque. Vediamo un po'.
Ok. È la prima, ragazzi. Why are you standing in the speaker's way? She had an accident. Travis, put down the axe. L'ascia l'aveva presa il padre, quindi all'inizio. Ok. I didn't want her to get hurt. So sick. You know? Since Ethan found that room. Eh già. Ok, comunque la cronologia era esatta, ragazzi. Talk to me. Per forza. Okay, okay. He wants to burn Vandegrift's room. Travis, just leave me alone. Non t'ha lasciato in pace. Col cavolo. Ok, quindi sì, si è chiuso dentro. You know that to Max's wishes, he chose mom. He chose me. Ha sfondato la porta con l'ascia, ovviamente. Son, I don't want to hurt you. You think scissors are gonna save you? Yes. It didn't have to be this way. You could have helped the sleeper. Helped us. Mom's right. You're a coward, and you'll be meeting Ethan again soon. Madonna, ragazzi. Si è ucciso da solo. È terribile sta cosa. Eccole qua. È veramente terribile. Dove vuoi portarmi, oh mistica luce? Mostrami la via. Ok, vuole portarmi là fuori, ragazzi. Io sono senza parole. Comunque sì, il padre, ok, all'inizio aveva preso l'ascia da qui per beccare Travis fuori dalla miniera. Però non è stato abbastanza rapido. E quindi niente. Alla fine è andata come abbiamo visto, ragazzi. Allora, la luce è andata da questa parte, se non erro. Di qua? Oddio. Qua si è aperta la porta, ragazzi. Miss Luce. Ok, è arrivata qua, ragazzi. Travis, non possiamo uscire di questo. Sai esattamente cosa stiamo contro. Ok, ha cercato di convincerlo. Sleeper is feeding on them. Their hate. Sì. Their distrust. Ethan's father figured suicide wouldn't feed it. But it did. I could feel it sitting somewhere out there, fat as a bullfrog, digesting. Bella immagine, direi, davvero. Ah, ok, c'era la serratura. Perfetto, perfetto. Travis, alla fine Ethan l'ha trovato e Ethan ha cercato di convincerlo del fatto che il dormiente doveva morire, tra virgolette. Cioè, però Travis non gli ha dato assolutamente ascolto, perché abbiamo visto alla fine voleva investirlo col vagone e ci siamo detti tutto. E che facciamo con questo? Che devo fare con questo? Oh. Non so. Ah, ho spento la turbina, ragazzi. Non so per quale strano motivo, sinceramente. Forse ho abbassato la corrente, credo, del fiume, una roba del genere. Per cui probabilmente adesso potremo attraversare lì quelle scale, ragazzi, là in mezzo. Qui si può andare di sopra, ma c'ho un po' di paura, sinceramente, ma ci andrò lo stesso a vedere se c'è qualcosa. C'è qualcosa? Mi sa di no, ragazzi. No, 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 no. Non c'è niente. Perfetto. Allora me ne vado, ragazzi. È stato un piacere parlare con voi, anche se non c'è nessuno. E me ne vado. Me ne vado ad attraversare il mio ponticello. Comunque, ragazzi, è stato un disastro. Un disastro. Sta famiglia veramente si è sterminata, eh. Quindi il padre non l'ha ucciso Travis, ma si è ammazzato da solo, pensando appunto di non alimentare il dormiente, a quanto pare. Però ha sbagliato di grosso, ragazzi, perché l'ha alimentato comunque, e come se l'ha alimentato. Il nostro caro Paul ha detto che sentiva il dormiente proprio grasso, che digeriva tranquillamente il suo pasto d'odio. Ok, va bene, allora io procederei da questa parte, mi sembra l'unica parte verso cui procedere effettivamente. Seguiamo il sentiero.
E vediamo un pochettino dove ci porta, ragazzi. Io continuo a dirvi che, cioè, veramente non so più cosa aspettarmi e sono un pochettino intimorita. Vi dirò la sincera verità. Perché a questo punto può succedere di tutto. Dopo quello che ho visto dentro le miniere e dopo quello che sto vedendo, può succedere di tutto. Oh, quindi è ancora vivo. Certo che ti avrebbe riconosciuto, sicuramente. Va bene. Che bello essere immersi così nella natura, basta che non escono mostri. Quella là è la cosa più importante, assolutamente. Va bene, va bene. Quindi siamo vicini a Ethan, a quanto pare. Questa cosa è estremamente importante. Cioè, ragazzi, guardate che meraviglia. Io continuo a dire, peccato che non posso godermelo al massimo della grafica, perché già uno spettacolo così, figuriamoci al massimo della grafica, ragazzi. Va bene. Tanto la musica continua ad essere così coinvolgente che continua a rimanere senza parole di fronte a questa meraviglia grafica, a questa meraviglia sonora. Veramente, ragazzi, è spettacolare tutto questo. Va bene, va bene. Allora procederò di qua. Sicuro, giocherina? Mi sa che è l'unica parte dove puoi andare. Qua c'è stato un incendio. Perché è tutto bruciato? Ci sono ancora dei tizzoni che ardono, molto debolmente, ma ardono ancora, ragazzi. E oh, ammazza, era una specie di mansione, era una casa. O non so che cosa. Comunque quell'ascensore che andava su, ragazzi, cioè, è andato, ciao. Guardate qua che roba, ragazzi. Ovviamente ci sono diverse stanze, alcune porte. Oh mio Dio, hanno resistito, cioè perlomeno alcuni ingressi. Vediamo un po'. I have to destroy the room. Quirks, I'm sorry. Ethan, I can't let you do that. Corvus. E che diavolo è Corvus? Oh mio Dio. Corvus. Forse devo scriverlo? No, ma non so se ci sono le lettere adatte. Aspetta, C. Oh, no, questa è una D. Allora, aspetta, qua c'è una U, quindi questa deve essere la V, la R, la O e la C. Corvus, la S. Ecco fatto. Apri la porta. Oh mio Dio, ragazzi! Cioè, sono arrivata qua, ho trovato già un passaggio segreto. Minchia, che mi porta nelle fondamenta della terra. Col cavolo, aspettate un secondo. Fatemi un attimo vedere il resto della casa. Comunque Ed era il nonno di Ethan. Qua comunque non c'è altro da esplorare, ragazzi. Però Ethan e il nonno sono stati qui, a quanto pare. Però io non posso proseguire, probabilmente. Cioè, probabilmente è qua che dobbiamo proseguire, dentro quel passaggio segreto. Per cui sì, ragazzi, direi che è il caso di entrare lì. Anche se sinceramente non ne ho molta voglia. Cioè, non è che sto proprio impazzendo dalla gioia di addentrarmi nelle profondità della terra, dopo che nella miniera abbiamo visto quello che abbiamo visto, insomma. Ok, vabbè, tanto ci tocca. Minchia, ha preso fuoco anche qua sotto. Ehi, Ethan, sei qui? Oh merda, questi corpi? Cosa sta? È una persona viva. Ehi, salve, chi è? È un corpo? O è vivo? Carbonizzato. Tranquillo. Non credo fosse tranquillo. Si è arreso al suo destino, probabilmente. Ok, però possiamo già ispezionare. No, era il nonno. Oh Gesù, c'era un pezzo di carta, mi sa, per terra, ragazzi. Porca vacca. Che non pensavo me lo facesse già ispezionare. Si era arreso tipo al suo destino. Ok, ragazzi, la cosa si sta facendo veramente angosciante. Perché non mi fa? Ok. Ho cercato di aprire qui. Che cosa?
cosa hanno cercato di fare, ragazzi? Boh. Ok, possiamo già utilizzare la cronologia. Non so, saranno arrivati? Avranno provato a spostare questo tavolo, non so perché. Poi avranno provato ad aprire la porta. E poi lui sarà rimasto qui per qualche motivo, per aiutare Ethan ad entrare probabilmente. Ethan, I fought it off. It's okay. Grandpa, get away from me. Your grandmother Gail is protecting me from it. Ethan, davvero? I can help you. Non si fidò più di nessuno, ovviamente, della sua famiglia. I found Vandergrift's diary. He said for the sleeper to wake up, someone has to suffer. Look. Oh mio Dio. When I found that room, I didn't wake him up. He's trying to wake up now. Vandergrift kept his victims alive. He made them suffer. That's what the sleeper wants. We need to get in that room. Quindi questa è la stanza. I can squeeze through. Si porta sta tanica di benzina da un sacco di tempo, ragazzi. No, no. Grandpa, no! Gail, it has to be this way. The sleeper must not wake. Che diavolo? Burning the room won't matter, Ethan. The sleeper is inside us now. Grandpa! Get back! Oh, Gesù. We all have to die. Even you. Even me. Quindi il nonno non voleva proteggerlo alla fine. Madre mia, ragazzi. Quindi ci siamo, Ethan è qua. Ah, Gesù, Giuseppe e pure Maria. Tutta sta situazione mi sta mettendo un'angoscia addosso, ragazzi. Che manco potete immaginare. Io sto ancora a pensare a quel biglietto che era per terra, porca vacca. Va bene. Entriamo, ragazzi. Ethan! È tutto qua? E questa la stanza? Ethan! Ethan, wake up. No, kid. You stopped it. It was horrible what you stopped. Ma come fai a sapere? Paul Prospero? Are you really here? I'm sorry, Ethan. I was late. Too late. You're right. You were too late. Che diavolo? Che diavolo? Here. Again. I knew this story. And it was Ethan's as much as it was mine. And it wasn't finished. Not yet. Ma che What the fuck? Ok, siamo tornati qui, ragazzi. Allora, posso prenderlo sto pezzo di carta adesso? Che dice? Ho cercato di murarla, ma ho opposto resistenza. Alla fine non ho potuto farlo. Non a mia moglie, né lei, né il dormiente sono compiaciuti. Ora devo decidere di chi ho più paura. Oh mio Dio. Non c'è musica, non c'è niente, ragazzi. E questo momento è molto angosciante. Quindi Ethan non è qui. Era una sensazione, chiamiamola così. Ponte. Diga, chiesa, questo posto, storie, trappole e teschi, capsula spaziale, ah, casa dei portali, la foresta della strega, e... oh mio Dio. Cioè praticamente indica i posti dove siamo stati e quelli dove non siamo stati. La capsula spaziale ci siamo stati, trappole e teschi a quanto pare sì, la foresta della strega anche, ragazzi. Casa dei portali era la casa che abbiamo dovuto ricostruire praticamente. Quindi forse è quello che ci siamo persi, non lo so.
No, non mi si costruisce più di così, ragazzi. No. Quindi devo finire praticamente di ispezionare questi posti, questo mi sta dicendo. Cioè ci manca forse soltanto questo, ragazzi, viaggiare. Ah, non ci ho fatto caso che potevo cliccare sta cosa. Dove mi sta portando adesso? Giusto qua mi ha portato, ragazzi. Giusto dove non volevo andare. Che palle. Non lasciare, è quello che mi avevate detto che avevo lasciato indietro. Dove c'era il mostro, ragazzi. Quindi la prossima volta mi sa che mi toccherà tornarci. Non mi sa, mi toccherà tornarci. E vai, sì, per la nostra gioia. Questo video termina qui. Grazie a tutti. Un bacione. Obdosh a tutti, ragazzi. Ciao. Vi ricordo, ragazzi, che se volete costanti aggiornamenti sul canale potete trovare tutti i link dei miei social in descrizione e anche il link per farmi delle donazioni. Ciao!